lupus è una malattia molto complessa. L'esordio del lupus può essere ingannevole. I sintomi di esordio infatti non sempre ci dicono qual è la malattia che noi abbiamo davanti e questo comporta un ritardo nella diagnosi. Un ritardo che può avere un impatto importante sull'andamento della malattia, su come tratteremo il paziente, sull'accumulo di danno. Quindi una diagnosi precoce è estremamente importante, lo è per tutte le patologie croniche e lo è per il lupus. Indubbiamente la diagnosi precoce richiede una conoscenza e una condivisione di conoscenze che parte dal medico di medicina generale e arriva poi allo specialista, ai diversi specialisti che possono vedere i pazienti e che richiede anche un'organizzazione che consenta al paziente di venire presto negli ambulatori reumatologici dove appunto la diagnosi può poi essere fatta. Essendo il lupus una malattia molto complessa, un sistema perfetto, un'organizzazione perfetta per seguire i pazienti con questa malattia è quella della Lupus Clinic. Lupus Clinic significa delle cliniche dedicate dove i pazienti trovano team di persone che conoscono il lupus, che hanno esperienza, ma soprattutto anche team multidisciplinari, dove quindi è possibile una presa in carico del paziente in base a quelle che sono le sue esigenze, quindi non della malattia, ma del paziente che giunge da noi per chiedere una risposta ai suoi problemi, all'attività di malattia, ma anche a tanti altri aspetti della vita che deve essere vissuta con una malattia cronica. Purtroppo è vero, le lupus clinic non sono molte, ma sono sempre di più, perché in realtà ormai è molto diffusa la consapevolezza del fatto che una malattia complessa come il lupus richieda una cura in contesti specializzati. Quindi sempre di più vediamo che nei centri reumatologici italiani si stanno creando delle Lupus Clinic. Data la complessità del lupus e il fatto che questa malattia interessa diversi organi, è impossibile immaginare che un solo medico possa seguire bene una persona affetta dal lupus. È fondamentale in questa malattia avere dei team multidisciplinari, di persone che interagiscono fra di loro, che parlano dei casi clinici, che affrontano la situazione che si viene a presentare. Questo vale per tutto, per il paziente con l'impegno renale, per il paziente che vuole una gravidanza, che va seguita in un contesto in cui sono coinvolti il ginecologo, il neonatologo, ma anche tutti gli altri specialisti. Quindi fondamentale costruire intorno al paziente un team multidisciplinare che possa prendere in carico il paziente in toto e quindi la gestione di questa patologia. La cura del lupus si basa sull'utilizzo di molti farmaci. Inizia con l'uso del cortisone, che è sempre la nostra scialuppa di salvataggio. Ci piace e non ci piace, l'antimalarico e molti immunosoppressori tradizionali. Negli ultimi anni abbiamo però avuto a disposizione farmaci nuovi. Abbiamo tutti gioito per l'arrivo del belimumab, che ha un po' cambiato, anzi ha molto cambiato, il modo in cui curiamo questa malattia complessa. Ma nell'ultimo anno molti nuovi farmaci sono arrivati nel nostro armamentario. Tra questi anifrolumab, che è un farmaco che è dedicato al trattamento di pazienti con malattia moderato severa, in particolare pazienti che hanno un impegno articolare, un impegno cutaneo, e che ha provato di essere molto efficace nel trattamento di queste manifestazioni di malattia, non solo nel controllare l'attività di malattia, ma anche consentendo al clinico di ridurre la dose di cortisone che il paziente assume, quindi portando quello che è un risultato molto importante per noi, perché come dicevo il cortisone è un amico nemico dei pazienti con lupus. Vivere con una malattia cronica è estremamente difficile. Vivere con una malattia che dà stanchezza, che dà dolore, che costringe a fare terapie croniche, che limita nelle proprie attività. Talvolta questo non si vede perché i nostri pazienti vanno avanti, sorridono nonostante la sofferenza e talvolta questo non è capito da chi ci circonda. O non è capito perché non conosciuto. Quindi è molto importante, credo, parlare di queste malattie, perché quando queste malattie si conoscono poco, non possiamo aiutare i pazienti e i nostri cari o i nostri colleghi che ne sono affetti, perché non capiamo quello che è l'impatto della malattia cronica.
Questo capita spesso ai pazienti con lupus, capita spesso di dover fronteggiare la fatica, di non essere in grado di avere gli orari di lavoro che hanno gli altri colleghi e magari di dover in qualche modo chiedere il supporto senza essere capiti. Ed è sicuramente una importante causa di impatto della malattia sul paziente, che va ben oltre quella che è l'attività, va ben oltre quello che è il danno o la terapia e aggrava ulteriormente quella che è la situazione di una persona affetta da una malattia cronica.